Per fortuna, ancora una volta, l'aumento dell'età media aumenta chiaramente il numero di pazienti che potenzialmente possono essere trattati, ha risorse che sono praticamente finite. Ancora, quindi la possibilità eventualmente di avere dei risparmi utilizzando il biosimilare oppure utilizzando l'originatore che abbassa il prezzo al di sotto del biosimilare, perché questa è un'opzione che dobbiamo tenere in considerazione, permette chiaramente di poter trattare un numero di pazienti superiori, ma dà anche la possibilità che nello stesso reparto si possano utilizzare eventualmente per pazienti selezionati delle terapie innovative che altrimenti, se non ci fossero determinati risparmi, potrebbero non essere utilizzate perché non si ha la disponibilità economica. In ultimo, ed è una cosa a cui aveva già accennato il professor Sarsi Puttini, e questa è la cosa a cui tengo molto, è chiaro che nel momento in cui si abbassa il prezzo di queste terapie, anche le nuove terapie dovranno riferirsi a prezzi più bassi, quindi prezzi più contenuti, quindi prezzi più accessibili per chiaramente per gli ospedali, per il medico e quindi per il malato. Ecco, vorrei anche sottolineare che nei nostri centri, ad esempio di reumatologia, noi ovviamente attiviamo non soltanto un concetto di utilizzo dei biosimilari, ma anche delle altre tecniche, come ad esempio la de-escalation, lo spacing, in cui possiamo ad esempio mantenere lo stesso risultato clinico usando meno farmaco. Questo ovviamente è un altro dei meccanismi con cui noi possiamo in qualche modo risparmiare risorse senza danneggiare, senza determinare l'alterazione del paziente. Secondo concetto, vorrei però anche ovviamente sottolineare che molte delle innovazioni che ci sono state in questi ultimi 20 anni in reumatologia sono dovute anche alla ricerca che le aziende farmaceutiche fanno. Per cui io posso comprendere che una certa quota di quello che noi paghiamo da un punto di vista del costo di un farmaco sia per la ricerca, perché ovviamente molte delle attività che si svolgono in ambito della medicina e della ricerca, sia di base sia clinica, sono frutto anche di investimenti delle aziende farmaceutiche. Non dobbiamo vedere semplicemente come clienti dell'ospedale, ma anche come co-partner nella migliorare la qualità di vita del nostro paziente nell'avere e nel mettersi a disposizione di armi che una volta non avevamo. Per cui questo concetto in qualche modo credo che vada sottolineato, per cui è giusto ovviamente ridurre il costo del farmaco e spendere di meno, ma anche è importante ricordarci che gli investimenti che si fanno per produrre nuove molecole, nuovi farmaci, per risolvere alcune patologie hanno dei costi e la ricerca ovviamente ha un costo, che sia pubblico, che sia privata, e che ovviamente nell'utilizzare questi farmaci noi abbiamo anche, tra virgolette, un diritto dovere di spendere alcuni di questi soldi nell'ambito proprio della ricerca, credo che sia un altro dato che deve essere condiviso con il paziente, che deve sapere che alcune cose, alcuni costi, alcune diciamo, gestioni complesse delle nostre aree di ricerca, delle nostre farmaci che noi abbiamo disponibili, nascono da questa interazione, integrazione tra ricerca di base, tra ricerche in ambito farmaceutico, che ovviamente non sono nemici tra di loro, ma sono assolutamente strutture che lavorano in maniera coesa per garantire la qualità del servizio sanitario, penso.